Io inviterei anzitutto Claudio Ranieri a gettare la maschera. La sua modestia mi pare da oggi che sia un po' fuori luogo. Infatti, al di là della pochezza dell'avversario odierno, l'Ascoli ormai sulla via della rassegnazione, il Napoli ha imparato a memoria la lezione del suo nuovo allenatore e da stasera è meritatamente al primo posto della classifica. Careca ha ritrovato i gol e con i gol il sorriso. Zola è sempre più l'animo degli azzurri e Maradona è sempre più lontano. O forse che cosa sarebbe il Napoli se d'incanto tornasse anche il grande assente? Ma non importa. Il Napoli e i suoi tifosi sono in festa. Hanno lasciato gioiosi lo stadio di Ascoli, gustandosi appieno il fresco primato in classifica e riprendendo a sognare trionfi vicini ma allo stesso tempo tanto lontani. Una squadra sana, modesta e umile nel giusto, cinica nel punire gli errori degli avversari, anche sbarazzina in alcuni momenti ma sempre cosciente dei propri mezzi. Un Napoli che è la fotografia di quel Ranieri del triplo miracolo di Cagliari, un miracolo che i tifosi napoletani sperano si ripeta nella loro città. Ma volete sentire di che pasta è il capo della masnada azzurra? Che cosa dice mezz'ora dopo aver insegnato la sua squadra in vetta alla classifica? Ma sinceramente, dico, se resisto fino a Natale forse riuscirò a fare qualcosa di buono, sinceramente. Cosa si mangia a Napoli? Il panettone no, si mangiano... I babà. I babà. Speriamo di mangiarli, adesso stiamo facendo bene, però bisogna restare con i piedi a terra. Il Napoli ha giocato contro un avversario, presso e rassegnato. De Sisti ha rimescolato le carte tentando di rafforzare la difesa con l'innesto di Zaini sulla linea di Aloisi, Benetti, Marcato e Di Rocco. Controllo Pier Leoni ed Enzo a centrocampo, Bierhoff e Giordano di punta. Ma sono bastati 110 secondi a Careca per scardinare la Maginot bianconera e mandare all'aria i piani guardinghi di De Sisti. Ranieri ha risposto con il solito modulo buono in casa e in trasferta, a riprova del fatto che è meglio sempre imporre il proprio gioco. Padoano ad aprire varchi per Careca, Zola libero di dirigere l'orchestra azzurra in fase offensiva e a supporto del centrocampo formato da quella montagna rocciosa composta da Crippa, De Napoli, Corradini e Alemão, e dietro Francini e Ferrara a fermare le punte avversarie. Il gol segnato troppo presto ha forse smontato più il Napoli dell'Ascoli, che pian piano ha tentato, anche se timidamente, di infastidire Galli, tanto che alla mezz'ora proprio Zaini, alla seconda partita in Serie A, ha messo a segno la rete del provvisorio pareggio, sfiorando poi addirittura il vantaggio con Bierhoff. La strigliata di Ranieri nell'intervallo deve essere stata determinante. Se dopo questa rete di Bierhoff annullata da 30 all'aria per fuorigioco, gli azzurri hanno deciso di sfruttare le manchevolezze avversarie andando a segno ancora a volte con Zola, ancora a Careca e poi Zola. È proprio il piccolo sardo il giocatore determinante del Napoli, Sione Ranieri. Basta con i paragoni con gli assenti. Zola corre come un dannato, è sempre lucido, sa giocare con il pallone anche senza e segna gol belli e importanti. E poi gioca tutta la partita. E poi non si dice che gli assenti hanno sempre torto. Ma come si sta in testa alla classifica, Zola? È una bella soddisfazione, perché in genere sono io che guardo tutti dal basso verso l'alto. Una volta tanto guardo anch'io dall'alto verso il basso. Nel secondo tempo l'Ascoli non è praticamente esistito. Il Napoli ha amministrato sapientemente la partita, concludendo in un'atmosfera da samba con i suoi 6.000 tifosi. Ma De Sisti non accetta il paragone con il pugile che getta la spugna. No, perché anche se sembra assurdo ripeterlo, io ritengo che... E quello che non abbiamo fatto molto bene oggi è addirittura gestire le palle un po' alla viva il parroco.